Cari amici vicini e lontani, diceva un garbato presentatore di un festival di Sanremo di tantissimi anni fa, voi non lo ricordate, era un festival della canzone, allora lo era, lo è rimasto per poco e poi è diventato quel baraccone terrificante dalle infiltrazioni politico-mediatiche, propagandistiche, manipolatorie che abbiamo conosciuto e che ha perso tutto il suo fascino, la sua grazia di quei tempi lì. Io sono qui oggi per parlarvi di quello che ci hanno messo in capo in Europa. Prima da noi io ho intitolato questo nostro piccolo incontro così. Siamo sempre tre briganti e tre somari, solo tre. E poi c'è da aggiungere, visto che c'è anche un'altra dimensione, siamo sempre sei, sei briganti e sei somari, solo sei. Partiamo dai tre. Allora, i tre che abbiamo, li conosciamo e sono lì che ci angustiano da un bel po' di tempo a questa parte, e sono le tre teste dell'idra che ci governa, che ci sgoverna e che sta facendo a pezzi questo paese, ognuno per la sua parte, no? Quello senza faccia, quello che è nato nell'ambito di una grande impresa e soprattutto edilizia, no? Che poi però ha seminato cementificazione dei sentimenti, dei pensieri in tutti gli italiani, soprattutto nelle classi in alto. Eh sì, parlo del capo di Forza Italia, quel capetto di Forza Italia che c'è, quello che qualche disegnatore raffigura come una faccia senza faccia. E poi abbiamo la nostra super capa, no? Che si è appena dovuta riprendere dall'ennesima batosta, dall'ennesima ricomparsa della sua identità vera attraverso le imprese dei suoi giovani, della sua organizzazione giovanile, quella tutta quanta con il saluto così, con gli inni così, con i ricordi così, con gli slogan così, eccetera, che tentano disperatamente di occultare, soffocare, e invece rispuntano perché è il loro DNA. E beh, abbiamo questa. E poi abbiamo quell'altro, quello che si è impegnato a cambiare la Lega in Lega Nazionale e adesso la ricambia, perché è uno che segue le cose, i venti che tirano, e dal nord Italia, dalla Lombardia, dal Veneto tirano certi venti, e lui li percepisce ampiamente ed è quello che favorisce l'altra riforma, grande riforma, che è quella dello spezzettamento di questo paese in piccole realtà insignificanti, con alcune che sono privilegiate, stanno un po' meglio, e le altre che stanno ancora molto peggio, è l'autonomia differenziata. Mentre quell'altra cosa che vuole la nostra capa, che ha i suoi ragazzetti che salutano il duce, vuole il premierato, no? È il comando unico, permanente, immutabile, incrollabile, credere, obbedire, combattere. Questo per quanto riguarda la nostra infausta sorte, contro la quale insorgiamo e insorgeremo sempre di più. Dall'altra parte invece c'è il nostro grande quadro europeo, è quello a cui apparteniamo, quello di cui alcuni invocano sempre più Europa, pure Stati Uniti d'Europa, ed è sempre peggio. Tutto quello che abbiamo rimediato da questa Europa, dalle sue banche, soprattutto dai suoi 25.000 lobbisti che stanno addosso come degli avvoltoi sui rappresentanti formali, in parte eletti, in parte nominati, del vertice europeo, dell'Europa, eccetera. Questi lobbisti, no? Che sono le industrie, che sono le banche, che sono i grandi poteri finanziari, soprattutto d'oltreatlantico, e che dettano tutto quello che devono dire quelli che si riuniscono nelle assemblee di Bruxelles o di Strasburgo. Beh, lì abbiamo avuto un altro fenomeno veramente interessante. È nato un direttorio. Un direttorio non è quello del 1700, della Rivoluzione francese. È quello che hanno formato, zitti zitti, senza farlo molto vedere, i potenti di questo, i presunti potenti, cioè le marionette atlantiste che però figurano qui con una certa spessore di cartonati. Allora, sono sei questi, noi i nostri tre briganti, tre somari, quanto sta bene questa definizione a costoro, questi sono sei. E hanno da...
Non sono 27 come dovremmo essere noi in Europa, sono 6. E chi sono? Sono quelli del Partito Popolare, che è forte in Germania, è forte in altri paesi, sono quelli del Partito Socialdemocratico, che è forte in Spagna, e poi c'è quelli dei liberali, e quelli di Macron. E allora, fondamentalmente, questo direttorio che ha stabilito tutto, chi deve essere nominato, che ha fatto andare su tutte le furie la nostra emarginata piccoletta melonista, meloniana, Meloni, e che sono quelli che hanno stabilito tutto. E sono naturalmente Macron, che è travolto da un esito elettorale, Scholz, che è stato, gli hanno tagliato le gambe gli esiti elettorali, Sanchez, che ancora se la cava di Spagna. E poi c'è niente proprio di meno di Tusk, il polacco ultracattolico, il polacco combattivo, il polacco con i denti di sciabola contro la Russia. E poi chi c'è ancora? Vediamo un po' se ho dimenticato qualcuno. C'è Mitsotakis, l'ultradestro greco, che gli va bene tutto quanto, che è un bravo atlantista. E poi c'è uno altro con de che denti a sciabola. C'è uno che ce l'ha proprio da tutte le parti le sciabole, che è Rutte, ex premier olandese, prossimo, giustamente, non poteva essere che lui, segretario della NATO. Cioè di questo coacervo di gente, di capi, di forze, di interessi, eccetera, che non ha altro in testa che avventarsi su quello che c'è da predare in giro per il mondo, a costi quel che costi. E di solito costa vite, a milioni, e distruzioni. Beh, lui è il segretario nuovo di questa roba qua. Bene, loro hanno stabilito chi doveva essere il capo e hanno stabilito che capo assoluto doveva di nuovo essere Ursula von der Leyen. C'è Pino Corrias, un bravo, c'ha una bella penna satirica del Fatto Quotidiano, che ne ha tratteggiato la storia, l'identità, eccetera. Ha fatto un quadretto, si è dimenticato di alcune cose fondamentali, forse non gli interessava menzionarle. Gli interessava collateralmente inserire anche un bel po' di russofobia, un bel po' di Hamas tagliagole, insomma per stare comunque nel seminato, però le ha dato qualche schiaffetto, però dimenticandosi di due cose che adesso io vi ricordo, che tutti dovremmo ricordarci. A proposito di Ursula von der Leyen, quello di cui si è dimenticato Pino Corrias è il fatto che da ministro della difesa, anni 2014-2015, ministro della difesa della Bundesrepublik, la signora poi è stata inquisita da una commissione di inchiesta, in quanto ministro della difesa aveva fatto delle cose che non stavano bene. Allora il Bundestag ha fatto una commissione di inchiesta per indagare, poi le cose sono finite un po' così nel dimenticatoio perché è diventata la capa dell'Europa, adesso deve ridiventarlo, riesserlo, eccetera. Allora, pisi pisi bao bao. Insomma, questa qua, quando era ministro della difesa, cosa ha fatto? Ha concesso 375 contratti di consulenza a privati, senza gara, senza consultarsi con nessuno. E su questi 375 contratti, che sono costati 155 milioni al ministero, cioè ai contribuenti tedeschi per la difesa, oltre alle spaventose nuove spese per la difesa, per la guerra che la Ursula von der Leyen ha introdotto, ha avviato e che poi sono proseguiti. Sono arrivati a 100 miliardi per la difesa in Germania con questa foga antirussa, con questa foga di obbedienza agli Stati Uniti. Bene, 155 milioni per 375 contratti, di cui la commissione d'inchiesta, almeno per un terzo, ha trovato che non erano giustificati questi contratti assegnati a dei privati, a scelta privata, per interlocutori privati. E su questo poi, insomma, è calato il silenzio. Però quello che suscita interesse è la equivalenza, il parallelo che ha fatto questa signora da ministro della difesa a presidente della Commissione europea a proposito di quella nostra sciagurata fase storica, terribile fase sociale,
spaventosa fase sanitaria, politicamente dittatoriale, che è stato il pandemonio, la pandemia, il Covid, le restrizioni. Lei allora, ti ricordi, vi ricordate che siete sempre tutti uno per me? Siete amici, insomma, vi tratto da, vi considero da pari a pari, insomma, vi ho di fronte. Allora, questa qua, a suo tempo, vi ricordate? Scandalo enorme, anche quello in qualche maniera finito nel dimenticatoio. Quello dei contratti per l'acquisto di milionate, milionate di vaccini dalla signora Pfizer, che ha poi un signore come presidente, Albert Bourla, col quale la signora von der Leyen si è fatta fotografare con la stessa intimità e lo stesso affetto, lo stesso entusiasmo che ogni tanto vediamo nei baci e abbracci tra Bonino e George Soros. Ricordate, sono cose che in qualche maniera hanno qualcosa in comune. Con Bourla ha trattato lei per l'acquisto non si sa a che prezzo. A che prezzo per noi contribuenti? Senza calcolare poi cosa hanno combinato questi vaccini, questi cosiddetti vaccini alla gente. Bene, ha combinato i contratti e li ha combinati trattando con Bourla in termini di cellulare, degli SMS, dei messaggini, in cui hanno concordato quello che toccava a noi, il fardello finanziario che toccava a noi. Bene, quando qualcuno nell'Europarlamento, c'è ancora qualcuno di vivo in questa morta ora, si è alzato e ha detto: sentite, vorrei sapere che cosa abbiamo, cosa sono questi contratti, cosa abbiamo speso, per che cosa? Niente, no, ha potuto soltanto dire che non c'erano più i documenti, perché con gli SMS, ormai essendo la cosa conclusa, li aveva cancellati. Ma sapete un'altra bella cosa? A proposito di parallelismi, quando la commissione d'inchiesta del Bundestag le ha chiesto di fornire le prove, la documentazione delle sue consulenze da ministro della difesa a questi privati, queste centinaia di consulenze costosissime, ha detto: ma era tutto gestito con SMS sul cellulare, sui nostri messaggini, eccetera. E io, una volta uscita dal ministero della difesa, li ho fatti cancellare. La stessa cosa, ha cancellato allora un presunto chiamato già mega scandalo dalla stampa tedesca sui contratti agli amici degli amici, e adesso poi i contratti all'amico dell'amico, al suo amico, eccetera, anche quelli sono scomparsi. Non c'è modo di sapere cosa ci hanno, in che ceppi ci hanno rinchiusi dal punto di vista economico-finanziario. È fantastico, non vi pare? Allora, questa è la nostra presidente europea. Poi hanno fatto tale Costa, che è portoghese, socialista, socialista è un po' tutto e il contrario di tutto, che è diventato il presidente del Consiglio d'Europa, si è aggiunto una figura abbastanza di valore formale, non molto incisivo, ma un'altra figura che hanno nominato i sei, il direttorio dei sei, e non dei 27 che sarebbero intitolati. Kaja Kallas hanno nominato in un posto, in un incarico, ragazzi, veramente importantissimo, che è quello, si può dire, di ministro degli esteri dell'Europa, cioè quello che ha i rapporti con il mondo, rappresenta le posizioni, le condizioni, i bisogni, i rapporti, insomma, con tutto il mondo per conto dell'Unione Europea. Kaja Kallas, è una giovane donna anche avvenente, no? Come lo sono un po' tutti quelli che, chissà se ci appartiene anche lei, tutti i famosi Young Global Leaders, i giovani leader globali usciti dalla scuola di Klaus Schwab, quello di Davos, quello del Forum Economico Mondiale, che dagli anni 90 alleva polli nel suo pollaio di giovani leader globali, che poi inserisce nei vari governi, nei vari enti transnazionali. C'è dentro da Renzi, è della sua scuola, c'è Macron che è della sua scuola, c'è la Merkel che è della sua scuola. Insomma, ha avuto un bel successo con i suoi pupilli. E allora probabilmente questa anche di FIFA a parte. Ma vediamo un po' chi è questa signora. Questa è una grande diplomatica, c'ha un grande passato di esperienze, un patrimonio di conoscenze, di diplomazia, di rapporti con l'estero. No, nulla.
non ha nulla di tutto questo, non ha niente che abbia a che fare con la diplomazia, che è arte sopraffina, che è quella di Talleyrand, che è quella di Metternich, che è quella di Cavour. Figuriamoci questa signora Callas. Questa signora Callas ha studiato giurisprudenza e poi si è dedicata a argomenti economici, e ha dichiarato soltanto una cosa, è rimasta incisa a caratterizzarla. Noi abbiamo un piano A, un piano B e un piano C che sono tutti una cosa sola, fare a pezzi la Russia, sconfiggere la Russia. Questa signora dell'Estonia, paese di 1,8 milione abitanti, cioè meno della Lombardia, piccolo paesino degno di ogni rispetto, che però lei rappresenta, essendo venendo da un paese di questa dimensione, deve rappresentare 450 milioni di abitanti dell'Europa. E lo fa su questi termini, con questo punto di partenza, con questo atteggiamento diplomatico, di buoni rapporti, di pacificazione, di armonizzazione, di costruzione del bene comune. Sapete perché? C'ha un precedente, c'ha una sua motivazione personale. Ha una mamma e una nonna che al tempo della guerra Russia-Occidente, Russia-Germania, dove l'Estonia stava con i nazisti, avevano portato in Siberia, deportato la mamma e la nonna. E questo le è rimasto inciso. E questa è probabilmente la motivazione anche profonda della sua spaventosa, accanita voglia di guerra alla Russia, che a noi non fa nessun bene, a lei darà la soddisfazione della vendetta, del revanchismo, ma all'Europa, ai suoi popoli non fa per nulla, al mondo non fa per nulla bene. Bene, questa signora sono 1,3 milioni gli abitanti dell'Estonia, per essere precisi. Insomma, questa signora reagisce a quello che è successo 60, 70 anni fa, e quello che è successo alla sua famiglia, e non dovrebbe una persona che ha questa profonda motivazione emotiva avere un incarico di questa portata, che potrà suscitare le conseguenze che noi possiamo immaginare, che tutti stiamo temendo, visto come stanno andando le cose con questa aggressività della parte del mondo nella quale noi siamo purtroppo chiusi nel confronto di tutto il resto del mondo, non solo Russia, non solo Cina, tutto il resto del mondo. La signora fa parte anche del gruppo Bilderberg, sapete, questo consesso di ultra ricchi miliardari, eccentri, che da dietro le cortine, da dietro le tende, dietro le quinte, manovra le cose. A proposito di manovra di cose, sì, io ho anche visto che c'è qualcuno che ha definito, sempre nel Fatto Quotidiano, giornale leggibilissimo, uno dei pochissimi, forse l'unico, c'è scritto che la questione qua del comando vero del mondo non è mica Biden, che abbiamo visto in che condizioni è naufragato, sta naufragando da tempo, non ci voleva l'incontro con Trump, il confronto con Trump. Ma quello che dice è che quello che conta lì non è tanto Biden, che importa se vacilla, se cade, se ci impampa, se non si ricorda chi è o con chi ha a che fare. Importano i suoi vicini, quelli che comandano nel mondo non sono mica Biden, non è mica Biden, sono i suoi parenti. La sua sorella è bravissima, la moglie Jill anche conta, i suoi consiglieri. Allora si fa passare il discorso anche al posto del potente più potente del mondo in quanto presidente, che è una balla. Magari non è lui perché sta un po' rincoglionito, ma ci sono quelli intorno a lui. Ma non è così, anche questo è un depistaggio. Quelli che fanno manovrare e zompettare Biden o crollare o cadere o risorgere, eccetera, sono quelli molto più importanti, molto più in alto, molto più in là. Lo sappiamo che sono. È una rete di potenti triliardari, eccetera, che comandano l'economia, che tengono in mano i fondi di investimento, che gestiscono capitali che noi non possiamo neanche immaginarci, superiori a quelli dei grandi stati, eccetera. E questo sì. A negare questo, a parlare di sorella, di cugina, eccetera, come da noi anche, si parla di amichettismo e cose di questo genere, cognatismo, eccetera. Dietro sono ben altre le forze che manovrano questi pupattoli. Va bene, questa signora è non soltanto di Bilderberg, ma è anche prediletta da Davos, da Klaus Schwab, dal Forum Economico Mondiale.
Allora, vedete un po' come noi siamo ridotti, che cosa ci hanno imposto? Che è una cosa del tutto antidemocratica. La cupola che hanno creato alcuni di 27, quelli che vorrebbero assegnarsi il ruolo di quelli che contano, eccetera, alla faccia di tutti quanti gli altri. E in questo momento la povera Meloni, che è stata trattata come una ragazza di bottega, pur avendo vinto una delle poche le elezioni, eccetera, si sta disperando e per una volta si sta anche incazzando con una qualche buona ragione. Non sono le sue ragioni, ma sono le ragioni, i torti di coloro che pensano di gestire il nostro paese e questa federazione, questo consorzio di stati europei alla maniera in cui li amministrano, li gestiscono, li governano, sgovernano. Quindi a noi tocca un compito, tocca essere consapevoli, tocca essere sapienti nel senso di non farci fregare dai lustri, dalle pailette come li abbiamo visto in questo miserabile G7 in Puglia e altre manifestazioni che devono incantare una dopo l'altra, insomma, che fanno l'idea che qualcosa di importante succede sopra le nostre teste e noi siamo lì così a guardare. Non è così, noi siamo i protagonisti di una cosa. Se questi stanno lì è perché non ci siamo ancora mossi abbastanza noi. E soprattutto noi non ci siamo ancora informati abbastanza. E per l'informazione abbiamo ancora delle possibilità, lo sappiamo. Ma difendiamole, manteniamole, alimentiamole, rafforziamole. Questo è tutto per oggi. Grazie signori, grazie amici. A presto. Ciao.